Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa sera abbiamo Matteo con noi. Abbiamo invitato Matteo. Ovviamente io vi avevo già anticipato che avrei invitato Matteo e saremmo andati a vedere quello che è successo all'ingresso dello stadio, nell'ultima partita, quindi contro la Cremonese, che si è disputata domenica. E niente, andremo anche a analizzare insieme a Matteo quello che è stata la partita e ovviamente quello che è la squadra, insomma, la squadra tutta. Bene, detto questo, io passo la parola a Matteo per i consueti saluti. Ciao Sandro, buonasera. Per me è un piacere essere qua, come sempre. E, che dire, ci siamo lasciati con quel triste ma erroneo episodio fischiato in occasione del fuorigioco presunto di Masucci. Adesso facciamo un excursus di quello che è stata l'entrata per te allo stadio, dato che hai avuto occasione e modo e possibilità di essere presente, almeno cerchiamo di capire, soprattutto per chi non ha potuto essere presente, quali sono stati i passi da seguire per poter Sì, entrare. bene, grazie Matteo. Sì, io ho fatto, diciamo così, una videata, ecco, una videata di quello che è, diciamo, stato l'ingresso all'Arena Garibaldi. Allora io partirei subito, lo vedete in sovrimpressione, io partirei subito con il video e così vi faccio vedere, insomma, cosa è stato, nelle condizioni in cui versa l'arena per quanto riguarda il tifo. Della curva nord, come potete vedere, non c'è nessuno, Adesso stiamo vedendo l'ingresso della curva nessuno, nord. tutto chiuso, totalmente vuoto. C'è qualcuno che sta entrando, diciamo, in gradinata e niente. E poi c'è l'ingresso della tribuna coperta, dove andrò anch'io e dove ci saranno, insomma, praticamente gli invitati, ecco, gli invitati della società, insomma. E niente, sono, vedete, tutti in fila e niente, pochissima gente, ovviamente. Ecco, Poi è vedete, vietato portare le adesso bandiere e stiamo vedendo niente, le loro si sta persone avvicinando, col distanziamento. vedete, macchine aperto anche la strada, come potete vedere, quindi niente di che. Misurano la temperatura. Vedete, no? Stanno misurando la temperatura e niente, controllo biglietti, il solito. In più c'è, oltre al controllo biglietti, c'è il controllo della temperatura, insomma, ecco. Poi adesso tanto aspetto anch'io, aspetto un altro 10 minuti, sono appena le 2:20, insomma. E niente, questa è la situazione all'Arena Garibaldi, ragazzi. Ecco, Questa è la questo situazione dell'Arena Garibaldi, per quanto veramente un riguarda. mortorio, un mortorio. Io ripeto, io perché alla fine mi hanno dato il biglietto, ma ero propenso al no, ora mi dispiaceva buttarlo via, insomma, nel senso. E quindi il biglietto a nominativo si sa, e niente, va bene, ci vediamo dopo all'ingresso e vi faccio una panoramica dello stadio all'interno. A dopo. Ecco ragazzi, siamo Questo è all'ingresso della l'ingresso tribuna. dove ci si igienizza le Ci si mani. igienizza le mani, questi sono gli spettatori e va bene, questo è giusto tanto per far vedere, qua c'è l'ingresso della tribuna superiore, come avevo detto prima, sono tutti a invito e niente, ci aggiorniamo a dopo. Ecco Ecco, qua questo è il ragazzi, questo campo. è lo stadio. Ragazzi si allenano anche i ragazzi da Cremonese, quindi la curva sud vuota ovviamente, qualcuno in gradinata e la nord è completamente vuota. Adesso faccio una panoramica della tribuna.
Bene ragazzi, ci aggiorniamo a dopo e poi vi farò vedere all'inizio della partita come sarà la situazione spettatori. Ecco ragazzi, le squadre si stanno allenando e poi oggi ho trovato il mio amico Kevin, che è qua. Eccolo qua. Questi sono gli amici della Mangiare le tribuna. storie e poi andare anche sul tavolo. Ma tanto siamo tutti banditi mascherati. Ecco, perfetto. Abbiamo visto quello che è stato, diciamo così, diciamo il pubblico dell'Arena Garibaldi. Se avete visto, hai visto Matteo, ci sono ogni tre sedute c'è il nastro e lì non ci si poteva sedere. Poi c'era una poltroncina dove si poteva sedere, poi altro nastro e via via così. E anche nella superiore cambia poco, nel senso, ecco, quindi io sono stato, diciamo così, uno, come detto te prima, dei fortunati, sì, che è riuscito ad andare all'arena. Io, ripeto, ragazzi, avrei fatto volentieri, cioè, nel senso, è stata, dico la verità, a me poco mi interessa, perché io alla fine, l'ho sempre detto, inizio la partita, mi metto lì, guardo la partita, basta. Però, cioè, nel senso, è stata veramente, cioè, è riconoscibile, ecco, Matteo, è riconoscibile. Dimmi qualcosa di te, ma insomma, alla fine No, è stata no, quando, riconoscibile, ecco, insomma. quando ci siamo sentiti, che mi hai detto che avevi la possibilità di andare, un pochino ti ho invidiato perché mi ha fatto strano sentire, oh, finalmente riesco a tornare all'arena, sai? Hai detto, effettivamente mi faceva un pochino effetto, no? Però da quello che ho visto è veramente sconcertante perché siamo abituati a vedere l'arena stracolma, no? Con i suoi colori, il suo tifo, le sue emozioni, e così veramente sembra di vedere un albero morto d'inverno, no? Spoglio, privo di foglie, insomma, quindi proprio si vede la totale assenza di tutto quello che ci fa tifare Pisa, di tutto quello che ci porta allo stadio e che ci emoziona. Io del resto sono del tuo stesso parere, cioè che bisogna entrare un po' quando tutti riusciremo a entrare, perché la capienza è limitata a 1.000, fra l'altro valido come misura collettiva, quindi omologata a tutti gli stadi, francamente a mio parere misura che non ha senso, perché ci sono stadi anche molto più grandi del nostro che permetterebbero una capienza maggiore rispetto ai 1.000. E non si capisce anche questo discorso, piccola chiusa parentesi. Credo che la cosa su cui bisogna focalizzare l'attenzione, però, è la salute. Alla fine, in un momento come questo, negli ultimi giorni, dove stiamo sentendo un aumento costante dei contagi, credo che bisogna sì contingentare le entrate, però secondo me si può trovare anche dei sistemi più congeniali che ci permettono un ingresso tranquillo anche per più Sì, persone rispetto alle 1.000, anch'io sicuramente. sono d'accordo sotto questo aspetto, però io penso, se andiamo avanti così, speriamo che non tolgano manco quei 1.000, perché poi, cioè, voglio dire, e speriamo che non chiudano il campionato, cioè, nel senso, c'è tutte queste condizioni, cioè, nel senso, ora più avanti si va, poi lì si è saltata anche, insomma, la fine della partita nazionale, perché ovviamente, cioè, questi... Sì, capito? il rischio è quello che vedendo anche tanti giocatori di Serie A e anche giocatori di Serie B che si stanno positivizzando, si vengono a creare un pochino delle partite alterate, cioè ci sono rose che purtroppo sono quasi totalmente positive e devono alcune squadre scendere con le squadre primavera, come farà il Sì, Genoa nella prossima sì, partita sì. di campionato. Quindi, questo è vero, io lo capisco perfettamente, però io mi rendo conto anche che per un tifoso, per un ultra, è veramente che vive la curva
Io in particolare abbonato di Curva mi rendo conto di quanto sia difficile essere arrivati a distanza di così tanti mesi senza poter toccare con mano gli spalti, e sapere che ci possono entrare soltanto una parte di questi mi continua a rendere triste, ecco. Questo sì. Lo devo dire, questo purtroppo è lo penso. Ma io sono del tuo stesso avviso, e questa situazione è veramente catastrofica, nel senso, io non credo che a questo punto fermeranno di nuovo tutto, perché vorrebbe dire veramente mettere, non dico in croce le società, ma cioè, nel senso, poco ci manca, perché insomma alla fine non ci possiamo permettere un'altra chiusura come abbiamo fatto, cioè, anche perché sennò veramente vorrebbe dire. Ma poi comunque, ora, al di là di questo, abbiamo visto che sì, 1000 persone, oddio, ce ne sarebbe anche di più secondo me, perché insomma i settori a voglia, cioè anche 3.000 o 4.000 riusciremo insomma a coprire comunque. E però vi devo dire una cosa, io non ho messo il video, perché non l'ho fatto, non ci ho pensato, perché poi eravamo lì, la partita, una storia e quell'altra. E comunque passavano gli steward e ti obbligavano comunque a tenere la mascherina, ecco, cioè nel senso, eravamo veramente tutti con la mascherina, come avete potuto vedere. Cioè, quindi dire è colpa dello stadio, non è possibile, perché in quelle condizioni non è possibile, che siamo a oltre un metro di distanza uno dall'altro, sempre mascherine indossate. C'è stato alla fine del primo tempo, poi il bar è chiuso, quindi assembramenti il bar non ce n'è. Siamo scesi giù, nel senso, c'è chi fumava una sigaretta, però comunque sempre a una certa distanza, e comunque, cioè, quindi cioè le procedure, cioè, comunque le norme sono state ampiamente rispettate, cioè nel senso, anzi, e comunque si sono comportati tutti bene, cioè nel senso, nessuno ha avuto da dire, erano tutti lì con la mascherina, cioè si faceva attivo con la mascherina, ecco, quello che dispiace, ecco, poi un'ultima battuta, diciamo così, ecco, quello che dispiace secondo me è vedere la Nord vuota in questa maniera, cioè senza andare allo stadio senza bandiere, andare allo stadio, cioè qualcuno, cioè voglio dire, anche quella, ti metti la maglia, per carità, ti metti la sciarpa normale, però cioè, voglio dire, se vai allo stadio senza una bandiera, senza niente, c'è cioè, una mamma mia, io non ho mai visto in tanti anni così, cioè veramente da 30 anni non ho mai visto una cosa del genere, cioè veramente sconfortante l'arena questa, ma neanche quando ma nemmeno promozione, cioè voglio dire, Matteo, nemmeno promozione, sì. Vai se vuoi aggiungere qualcos'altro, aggiungi pure poi. No, sì, no, dicevo che anche in termini di spesa per le società è un bel costo, perché si sobbarcano diversi costi e poi fanno entrare soltanto 1000 persone, quindi anche effettivamente in termini di euro vuol dire fare un lavoro del genere. Poi, insomma, tutto a carico delle società, quindi responsabilità... sono sicuramente è una questione su cui bisogna riflettere a lungo, sicuramente, visto anche l'aumento dei contagi. Sì, detto, ripeto, io ora non siamo una trasmissione che fa, noi parliamo di calcio e basta, quindi cioè, nel senso, poi sta a noi dire come si prende, però questo l'ho detto prima, lancio un ultimo spillo, diciamo così. Le norme vi posso garantire che sono state rispettate alla grande, dal video si vede, ci hanno fatto entrare uno per uno, anche perché gli ingressi sono contingentati, quindi cioè, non c'è la ressa, non c'è niente, quindi uno ha tempo di insomma gel alle mani, ripeto, tutti con la mascherina, perché se non avevi la mascherina ti cacciavano, quindi cioè, non è nemmeno da dire, cioè mascherina alla mano, giusto a me, io ripeto, secondo me giusto, perché giustamente le regole sono queste e bisogna rispettare le regole. Io l'ho sempre detto, mascherina alla mano, gel, mascherina, entri, vai al tuo posto, fine dell'argomento. Ecco, cioè nel senso, bar è chiuso, giustamente così eviti anche l'assembramenti, per l'amor di Dio, tutto quello che è. E effettivamente
cioè è stato mantenuto il protocollo veramente come dovrebbe essere mantenuto. Poi è come le scuole, no? Ora apro una parentesi, Matteo, la chiudo subito. Come alle scuole, la mattina mascherina, non mascherina, si esce dalla scuola, tutti senza mascherina, si ride, scherzano, ecco fatto. Allora, cioè voglio dire, ma allora cosa dobbiamo fare? Cioè, capito, siamo sempre lì con le Sì, no, scuole. Allora, vabbè. prima sì e dopo 5 minuti che finita la scuola, no? No, Voglio dire, è capito, cioè, ma di cosa stiamo a parlare? capisco, Allora, se si deve fare una ragione. cosa seria, si fa una cosa seria. Se dobbiamo fare una cosa giusto tanto per farla, la facciamo tanto per farla e si chiude l'argomento. Secondo me, perché allora arrivato a un certo punto, ora non si può dire, ah, è colpa dello stadio. No, sicuramente no. Lo stadio stavolta non c'entra proprio niente. Cioè, nel senso, è l'ultimo proprio del contagio. Se uno si doveva contagiare allo stadio, se si contagia, stai tranquillo che il contagio non l'hai preso, te lo posso garantire. Vabbè. Io per questa parentesi la chiuderei qua, Matteo, se sei d'accordo, e passerei all'analisi Sì, no. della partita. A parte, io ho fatto un video, allora io, guarda, Matteo, sono Beh. tornato, ero imbestialito, imbestialito, Non ero eri imbestialito, l'unico. cioè, allora io allo stadio, cioè, sì, sempre con la mascherina, per carità, di massonata al vetro. Ma io penso che quanto gliel'ho detto a quello, cioè sono sceso giù, capito? Cioè a tipo Spider-Man, no? Con gli spruzzi e sono sceso giù, gliel'ho detto quanto un cane. Poi ho detto, ah, per me Certo, possono oh, fare, gliel'ho detto quanto un cane, quanto, ma poi se avete visto, io poi mi sono andato a vedere anche la partita su DAZN, se avete visto, come ha fischiato alla fine, hanno staccato proprio il collegamento perché, cioè. Ma cioè, voglio dire, ma qua ma di no, non tutto si è sono quasi. azzardati neanche a fare, visto, no, perché di solito fanno l'intervista a fine gara, ma io penso che cioè, proprio hanno staccato, troncato, hanno fatto bene perché, cioè, ma quanti insulti ha preso questo Cristiano? Io penso che, ma penso che non abbia mai preso nessuno a Pisa, guarda, credimi, perché ti ho detto, io sono sceso giù alla Spider-Man maniera perché ho Sì. detto gliene devo dire quanto ca gliene ho detto quanto ca ma non solo io, non solo io. Comunque, vai, vai. No, posso immaginare, ma io l'ho vista da casa e più o meno la situazione è stata quella, cioè sono sceso come Spider-Man e ho fatto come Batman, Ma cioè alla poi fine questo sono... qua prima dal gol, cioè nel senso si avvia al centrocampo. Quello con l'auricolare lo chiama, quest'altro ebete incompetente di guardaline lo chiama, vieni qua, no? Perché io ho visto, ma cosa hai visto? E questo cosa dove è andato a fare? A fare guardaline alla partita di Champions? Te lo dico io dove deve, sì, te lo dico io Finale, dove deve andare finale. questo, altro, in finale sì, ma da qualche altra parte. Comunque lasciamo, e quell'altro No, beato no, gliel'ha poi data anche cioè retta, faccio capito? anche. Cioè, quell'altro gli ha dato anche retta poi, tra l'altro. Comunque, l'offesa se l'è presa lui, Sì, gli sta bene no, perché è un incompetente il guardalino e lui di conseguenza è ancora più incompetente del guardalino. Chiaramente, no? Normale. Io, per carità, gli errori si fanno, ognuno, poi chiaramente se ne prende atto e anche responsabilità dell'errore, però bisogna anche capire che è la seconda partita consecutiva che ci viene designato un arbitro esordiente e chiaramente è sicuramente risuccesso, ci mancherebbe, però poi alla fine colui che ne paga le conseguenze è la società e la squadra in generale, perché alla fine sono due punti persi. E ricordiamoci cos'è successo 2 anni fa, 6 anni fa, l'anno scorso, per un punto. Capito? Quindi magari ecco, possono Certo tornarci che utili più sì, avanti, io potrebbero ho essere sempre detto, stati utili. cioè nel senso, voglio dire, questa società che abbiamo noi, io mi devo togliere tanto di cappello perché, cioè nel senso, secondo me è una società non valida di più, nel senso. Perché è una società che ha dimostrato anche quest'anno con l'ultimo calciomercato di tenere a Pisa e di volere insomma di voler mantenere non solo la categoria, ma col tempo di darci anche qualcosa in più. Perché
te sai, Matteo, come la penso io. Ma non perché io la penso in questo modo, l'ho sempre detto, io l'ho detto, quest'anno 2020, 2021, sì, magari forse playoff, forse playoff, ma io penso, io credo più nella stagione 2021-2022, anche per il discorso stadio, insomma, e via via discorrendo, te sai, poi anzi, poi ora non, non anticipiamo niente, ma poi... Per quanto riguarda lo stadio, ecco, quindi rimanete qua perché ci sono delle novità e non ve le dico. Quindi rimanete qui, ci seguite e poi andremo a vedere quali sono queste novità. Bravo. Vabbè, e quindi ecco, io rimango sul Rimaniamo fatto. Io sul fatto. penso che, ecco, diciamo, per quanto riguarda la Serie A, io sono più propenso un 2021-2022 che non quest'anno. Ecco, poi non so, dimmi te come cosa pensi. Sì, no, io sicuramente l'obiettivo della società è quello di arrivare in Serie A, altrimenti non si spiegherebbe anche uno stadio nuovo e magari, insomma, si spera di proprietà, anche se non credo. Però sicuramente è già arrivare ai playoff sarebbe un bel salto, però io rimango dell'idea che le cose vanno fatte a piccoli passi. Cioè, l'anno scorso ci siamo arrivati vicini, quest'anno intanto pensiamo a fare un grande traguardo, che non scordiamoci, perché dopo tutti gli anni che siamo stati in C e le delusioni che ci abbiamo avuto, tanti si sono dimenticati cosa significa la Serie B, quindi già tanto mantenerla vuol dire. Poi, una volta conquistata la Serie B un'altra volta, allora possiamo anche pensare a qualcosa di più, come d'altro canto si pensava l'anno scorso. Alla fine bisogna pensare sempre gradualmente, secondo me. Poi questa società ha una capacità manageriale che da altre parti non si vedono, non si vede, e quindi credo che le cose verranno fatte in questa maniera, Sì, sicuramente. Matteo, io sono d'accordissimo con te. Bene, io giusto per questo io ti volevo chiedere, ecco, io ho visto un calciomercato quest'anno che, cioè, voglio dire, Corrado e Gemmi sono riusciti a veramente a strappare qualcosa di... Voi lo sapete, io l'ho sempre detto. Ve l'ho sempre detto e ve l'ho anticipato già quest'estate, se vi ricordate, feci un video dedicato e vi dissi, non saranno più di 4. No, e così sono stati, nel senso, gli acquisti per quanto riguarda il Pisa, o meglio, Wagner e Vido sono già 2, no? Questo è quello che vi dissi, e in più ci saranno, Certo, esatto, due rientri. e più ci saranno 2 che sicuramente saranno all'altezza. Infatti, voglio dire, se vuoi Palombi e l'altro Matteo Mazzitelli, Mazzitelli. perfetto. Io, nel senso, Mazzitelli. io dimmi tu, Io vorrei vai. fare un appunto su questo, perché noi abbiamo detto, giustamente, come stai dicendo te, che abbiamo fatto un buon mercato, no? Un mercato di alto livello, e sono d'accordissimo. Noi, a differenza di tante altre squadre, questi giocatori li abbiamo presi, ma non per un anno, e poi fra un anno bisogna ritornarci sul mercato per Esatto, sostituirli e magari trovare altre pedine. No, noi li abbiamo presi a titolo definitivo, o con obbligo di obbligo di riscatto, riscatto, sì, insomma, con obbligo di altri. riscatto. Vido, Esatto, o sì, con diritto di Vido con obbligo riscatto. di Nel riscatto, caso sì, di e Palombi, Palombi, bravo, sì. e sicuramente questo è un altro modo di indicare quella programmazione che si diceva prima, che fa capo a questa società. Perché se andiamo a vedere anche squadre blasonate, tendono magari non a soffermarsi su diciamo dei contratti magari poliennali, a differenza nostra, perché noi abbiamo proprio questa capacità e questa forza anche di attrattiva nei confronti dei giocatori che tante squadre non Sì. hanno, Sì, io poi sicuramente. aggiungerei anche che avete visto, c'era c'è stato qualcuno, c'era Kevin, se non mi sbaglio, in un video che avevo fatto in una live, è stato veramente di partecipazione, e lui diceva, no, ma Marconi sono preoccupato, poi ci sono state queste, hanno buttato alla fine questa voce.
Io gli ho detto chiaro, eravamo in live, No. non è così scordato. Il Marconi ha detto di sì, rimane, è stato contento di rimanere. Noi altrettanto, cioè nel senso, visto Masucci è sempre Masucci il risolutore, perché non dimentichiamoci che comunque gol annullato o non annullato avrebbe risolto comunque la partita. Cioè, voglio dire, è entrato, visto, Partito. ha corretto la palla, beh, rimbalzato sul Sì, palo, ma è vabbè, entrata la parte comunque. di Vito e quindi è rimasto. Cioè, voglio dire, noi quest'anno abbiamo, io ho visto, ho detto, veramente un attacco formidabile. Infatti il mister, non, se te ci hai fatto caso, non va più sul 3-5-2, ma tende a fare un 4-3-1-2. Perché? Perché te hai due punte assodato e hai un sottimo, no, che tende a, quindi Sì. Attrazione trequartista, diciamo, esatto. Quindi anteriore. c'è, e poi a me mi sono piaciuti. Io ho detto, a me sono piaciuti veramente. Io domenica, questo trio l'ho visto, Marconi e Vito si intendono, ragazzi, alla perfezione. Non so se avete visto la partita, Sì, c'è l'intesa proprio, l'intesa. E sottimo, insomma, si sta via via incanalando. poi è anche. Aver recuperato questi giocatori che hanno giocato anche l'anno scorso ci permette di avere altri meccanismi già consolidati in precedenza e che ci ritroviamo ora. Magari tante squadre questo non se lo possono permettere perché hanno fatto acquisti diversi l'anno scorso e ora si trovano giocatori nuovi. E quindi è tutto un vantaggio, è tutto un vantaggio che sicuramente, specie nelle prossime Sì, partite, ci tornerà utile. ecco Sicuramente. perché io dico, la società nostra, teniamoci la cara, è stretta, cioè nel senso, perché voi andate a vedere altre squadre, l'Ascoli, vabbè, al di là di Krager, hanno preso Krager, insomma, gli è venuto svincolato al Benevento, insomma, ora poi non so come, insomma, alla fine sono riusciti a accaparrarsi Krager, ma Krager ricordatevi che sì, ma se non trova la spalla giusta, non lo so, cioè nel senso, ho capito perché se ne dice, ma poi alla fine, insomma, va vista e va valutata bene la cosa. E poi avete visto, poi ti dico subito la parola, Matteo, un'ultima battuta, anche il Pescara, mio amico Antonio, voi sapete c'è questa collaborazione con Antonio, mi dispiace perché alla fine sono tutti, avete visto, hanno preso insomma tutti i prestiti, dico, quando è così non va, anche perché a gennaio saranno costretti sicuramente a rimediare. E poi alla fine del campionato di 6 punti a capo, è il discorso che facevi prima, insomma. Noi al limite a gennaio, Guarda, guarda che sì, centravanti hanno infatti, preso. Una voglio dire, ma al limite noi, se proprio dovesse testa un po' essere a calda. gennaio, magari possiamo fare una ritoccatina, se c'è bisogno, cioè nel senso. Da diverse caselle over libere che sicuramente verranno riempite, ma già Gemmi l'ha detto più volte. Esatto, È tutto in funzione di una programmazione che a Pisa è una caratteristica evidente. quindi voglio dire, ragazzi, noi siamo portati, cioè questa società è improntata alla Serie A, perché si vede che è improntata alla Serie A, ci vuole il suo tempo, siamo saliti su, ora quest'anno, visto, insomma, alla fine, non abbiamo toccato i playoff per un soffio, ma alla fine siamo finiti comodamente, belli salvi, tranquilli, nell'attesa di un'annata, Certo. l'annata buona. Io penso, voi lo sapete, se c'è la disponibilità economica come al Monza, e allora il discorso cambia, che poi comunque il risultato lo dirà sempre il campo, ora che se ne dica. Però alla fine, se c'è disponibilità, se non hai la disponibilità, o meglio, hai la disponibilità economica, però. Anche perché noi, parliamoci chiaro, Matteo, ora, giusto così per aprire il discorso stadio, no? Anche perché noi andiamo in Serie A, va bene, in queste condizioni, ma te dove vai a giocare? A Parma? Cioè, dove vai a giocare? No, E no, no, come fai? no, no, Se vai no, dallo Spezia, che è prende a vero. Cesena, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, voglio dire, prendere e andare a Parma. Ma per l'amor di Dio, si fa tutto nella vita, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, affronta l'ascesa d'inverno, neve, cose, quell'altro, vai, vieni. Sì, Quanti hai della ragione. curva nord, quanti tifosi più accaniti, io per primo sarei già là. È chiaro, questo è poco ma sicuro.
Però, cioè, voglio dire, allora io ho sempre detto, no, anche agli amici, facciamo le cose con calma, cioè, nel senso, i tempi giusti. Io sono convinto che quando noi toccheremo la A, perché la toccheremo la A, quando toccheremo la A, io sono sicuro che questa società farà di tutto per rimanercela. Sì, no, sono d'accordo. L'obiettivo è quello, anche se non l'ha detto esplicitamente, il Presidente l'ha fatto intendere più volte, quindi, e anche a gesti lo sta facendo vedere, quindi sono d'accordissimo. Ecco, allora Matteo, visto che abbiamo fatto questa chiacchierata, dimmi, allora, presentalo te il nostro ospite della prossima. Vai. Sì, nella prossima puntata, probabilmente la prossima, vedremo un consigliere comunale che ci darà ci illustrerà un pochettino quello che una serie di, diciamo, di opinioni, di riflessioni che riguardano il tema stadio, sicuramente uno dei temi più scottanti del periodo che stiamo attraversando, e forse sarebbe quel piccolo spiraglio di luce, no, in questo tunnel che stiamo attraversando, dato dalla pandemia in corso. Quindi sicuramente sarà un'occasione per stare incollati alla trasmissione di Sandro, e credo che sia sicuramente anche un'ottima occasione per farsi un'idea più chiara della vicenda, ecco, dato che insomma investe un rappresentante della politica comunale, quindi sicuramente ci darà un'idea Ecco, maggiore. così avremo un'idea, sì, giustamente come hai detto te, avremo un'idea insomma più dettagliata di quello che sarà lo stadio. Io non so neanche, sì, il PEF dovrebbero averlo presentato a breve, mi pare, ora non, questo mi Sì, sembra, no? il Presidente aveva detto più o meno una settimana fa che entro Esatto. 20 giorni massimo doveva essere completato, anche perché diciamo, il PEF preliminare doveva essere un pochino rivisto in base alle esigenze legate al Esatto. Covid, che aveva modificato le voci di spesa, le voci di ricavi dello stadio. Quindi, però, insomma, penso le cose siano abbastanza chiare, nel senso, la volontà dello stadio di farlo Sì, c'è. no, beh, quello io penso che oramai, No, cioè, voglio tanto per dire, levare no, le ma infatti, nuvole visto, Matteo, da alcuni. comunque aspettavano il PEF e poi ci vogliono 90 giorni, se non erro. Dopo la presentazione del PEF, perché è tutto pronto il comune, aspettano il PEF, una volta presentato il PEF, 90 giorni e poi dovrebbero Sì, partire con i no, lavori, cioè questa è cioè in sintesi ormai ci siamo, ecco, vabbè. Però ripeto, alla fine sai cosa facciamo, cioè nel senso alla fine aspettiamo, vediamo cosa ci dirà, insomma il nostro esperto, il nostro consigliere comunale ovviamente. Il nostro esperto in questo settore e vedremo insomma cosa ci dice. Quindi motivo in più per essere presenti al prossimo video. Bene, Matteo, io la chiuderei qua perché ci siamo veramente stasera, ci siamo veramente allungati. Poi se no mi dicono l'ultima volta quando ho fatto la live, c'è stato il tifoso 9 aprile 1909 e che poi mi dirà come si chiama, ha detto me l'aveva promesso, ho detto va bene. Sì, E mi ha detto l'ho l'ultima volta, letto. devo prendere le ferie per vedere il video, fammi riassunto. No, perché poi ci siamo qua, no? Una cosa, l'altra, l'altra, l'altra e poi dopo vado. Va bene, niente ragazzi. Sai, la conversazione su Pisa fa questo Certo, effetto, certo. d'altronde un tema tira Sì, l'altro, no? perché siamo due, Quindi pensa un po' in tre o quattro. E allora sì che va sì. bene, ragazzi, io per questo video direi che siamo a posto così. E abbiamo sviscerato un po', insomma, abbiamo parlato, abbiamo spaziato, diciamo così, a 360 gradi su quello che è successo domenica e su quello che insomma sarà anche lo stadio. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate crescere il canale. Vi ricordo, una volta iscritti, cliccate la campanellina, vedete qua sotto c'è la pubblicità e così rimanete sempre aggiornati. Appena uscirà un video, chiaramente YouTube vi manderà subito la notifica. Bene, Matteo, ti lascio a te per i saluti e
poi riprendo io per il saluto finale. Grazie a te Sandro, come al solito, per l'opportunità. Ti ringrazio veramente, ma ti ringrazierò ancora di più nella volta successiva, quando verrà anche il consigliere. Almeno ci sarà un'altra opportunità Ma certo che sì, per va bene ragazzi, veramente grazie. Vi raccomando, ripeto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, pollice su e vi dico l'ultima, che ormai saprete, il Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, buonanotte, grazie e alla prossima.